Il 18 aprile avrà inizio il processo per l'omicidio di Marzia Capezzuti, la giovane di 29 anni uccisa a Ponte Caniano Faiano nel 2022. Barbara Vacchiano e Damiano Noschese, che si trovano attualmente in carcere, dovranno presentarsi davanti alla Corte d'Assise di Salerno e rispondere dei reati di omicidio aggravato e occultamento di cadavere, unitamente a quelli di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, indebito utilizzo della carta di credito. I due sono anche accusati di averla messa in uno stato di incapacità di intendere e di volere, con sevizie e crudeltà. Entro il 18 aprile il perito nominato dal giudice depositerà anche la trascrizione integrale della confessione del figlio minorenne della coppia, all'epoca dei fatti quindicenne, alla sorella. Dal 15 dicembre scorso anche per il ragazzo è cominciato presso il Tribunale dei minorenni di Salerno il procedimento a suo carico e al momento è detenuto come i genitori. Il giudice ha inoltre concesso la costituzione di parte civile del comune di Ponte Caniano e di alcune associazioni contro la violenza di genere.